li custodi e vediamo 10 segnali che il tuo angelo custode ti invia per farti capire che è al tuo fianco e nella tua casa. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok. Su tutti i miei canali YouTube, ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, il tastino super grazie e fai una piccola donazione, anche un caffè ben accetto. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, seziona abbonati e selezioni l'abbonamento che preferisci. Tastino abbonati vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare perché ho il computer. E veniamo al tema. 10 segnali che il tuo angelo custode ti Voglio invia per mettere davanti farti tutto un capire quesito. che è al tuo fianco e nella tua casa. Allora, cerchiamo di capire quali sono questi 10 segnali che il tuo angelo custode ti può inviare. Intanto intendo precisare questo, che non c'entrano gli angeli biblici, non so più come dirlo. La Bibbia non parla di Dio, il che non vuol dire che Dio non esista, ma semplicemente che la Bibbia non ne parla. La Bibbia parla di altre cose, parla di antichi astronauti che erano venuti su questo pianeta, gli Elohim, e di dei loro sgarri, diciamo, scagnozzi, che erano quelli che venivano chiamati angeli Malachim, che tra l'altro avevano anche, diciamo, appetiti sessuali notevoli, perché, come dire, le donne, ad esempio, dovevano mettersi il copricapo a motivo degli angeli, perché gli angeli si eccitavano a vedere i capelli lunghi, che erano simbolo di, probabilmente, per questa specie di sensualità. Comunque, detto questo, visto che gli angeli non c'entrano niente con la Bibbia, cosa intendiamo con angeli? Con angeli intendiamo delle entità angeliche, quindi noi viviamo in un ecosistema non ci sono soltanto entità dotate di un supporto psicobiologico che è il corpo, ma esistono anche entità che non sono dotate di questo supporto psicobiologico e sono entità intelligenti, entità che vivono in un altro ambiente, che è compenetrato però con il nostro, che è questa dimensione astrale, che tra l'altro è compenetrata dalla nostra dimensione alla quale noi accediamo. Ogni volta che sogniamo, ogni volta che sogniamo, noi abbiamo accesso a questa dimensione, ma non soltanto nei sogni, anche in quello che viene chiamato viaggio astrale. Ci sono delle tecniche che servono proprio per effettuare il viaggio astrale ed entrare in questa nuova dimensione, in questa dimensione profonda in cui noi possiamo raggiungere, diciamo, il beneficio. Perché possiamo entrare in contatto con entità più evolute di noi. Bisogna anche fare attenzione perché, come tutti gli ecosistemi, non ci sono soltanto entità favorevoli allo sviluppo spirituale dell'essere umano, ma in questo ecosistema troviamo anche entità spirituali che non è detto che siano cattive, perché il demone non è cattivo. È semplicemente che non è interessato allo sviluppo spirituale dell'essere umano, mentre gli angeli lo sono. Queste entità che chiamiamo angeli. Il nome angeli deriva da messaggero, angel, messaggero. E quindi dobbiamo imparare a riconoscere gli angeli, riconoscere questo tipo di entità. Che interagisce positivamente con noi. E l'angelo custode chi è? È un angelo con il quale condividiamo, come dire, un destino, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo destino, comunque un percorso in comune.
È una sorta di gemellaggio fondamentalmente che c'è tra questo mondo e l'altro mondo. È un po' come dire, come quando si fanno i gemellaggi tra i vari paesini, le varie città, ci sono anche gemellaggi tra, non dico nazioni diverse, ma tra dimensioni diverse e tra entità appartenenti a dimensioni diverse. Noi siamo delle entità che appartengono a questa dimensione e possiamo avere bisogno di interagire con entità che appartengono ad altre dimensioni perché possono in qualche modo favorirci. Ma anche le entità che appartengono ad altre dimensioni hanno necessità di interagire con noi e quindi noi serviamo agli angeli tanto quanto gli angeli servono a noi. L'essere umano non è inferiore, diciamo, agli angeli, alle divinità, anzi, la nostra specie è una specie ponte che ha la possibilità di poter ottenere l'illuminazione. Tra l'altro, anche lo stesso Buddha ci raccontava che, insomma, la condizione umana può essere una condizione sicuramente difficile, ma è una condizione che proprio grazie alle difficoltà può raggiungere quello che viene chiamato illuminazione, cioè il superamento dei veleni mentali. E quindi vediamo quali sono i segnali che il nostro angelo custode, quindi questa entità simbiotica con noi, ci invia per farci capire che è al nostro fianco e nella nostra casa, è vicino a noi. Allora, il primo segnale te lo manda attraverso dei numeri, dei segnali. Se vedi continuamente numeri doppi, doppi o tripli, le stesse sequenze numeriche, numeri che ricorrono più di altri, significa semplicemente che il tuo angelo custode sta cercando di attirare l'attenzione e ti vuole dare delle indicazioni che tu puoi trovare attraverso la numerologia. Ora, non mi dilungherò qua perché ho fatto dei video anche appositi sulla numerologia che vi consiglio di andare a vedere su questo canale, nella playlist numerologia, però sono dei significati. Ci sono dei significati e queste cifre uno può trovarle in diverse, ad esempio vedere sempre le stesse ore. Vedere ad esempio le stesse cose. Faccio qualche esempio. Ad esempio, se trovi il messaggio, se trovi sempre il numero 0101, il tuo angelo ti invita a ritrovare te stesso, a entrare dentro te stesso. 0202 indica che il tuo angelo è pronto ad aiutarti. Il 0303 significa che non devi fidarti di alcune persone, quindi il tuo angelo ti invita a prestare attenzione. E insomma, ce ne sono tantissimi. Ovviamente andatevi a vedere sugli altri video che ho fatto. Insomma, sono sia numeri doppi, sia numeri quadrupli o tripli, ad esempio. Ce ne sono di diversa specie, però è un segnale forte della presenza dell'angelo, che è un'indicazione che ti dà, che attraverso la numerologia tu puoi scoprire. Un altro segnale è trovare delle piume di colore bianco in posizioni strane, magari te lo trovi sulla giacca, sul cappotto, in luoghi dove sarebbe stato veramente impensabile trovare questo tipo di oggetto, questo tipo di cose. Quindi il tuo angelo ti sta dicendo che non sei solo, che è vicino a te, pronto ad aiutarti a superare le difficoltà. E poi ci sono dei profumi particolari che tu puoi sentire, diciamo, sentire in condizioni anche particolari, quando non ci sono, magari in casa a un certo punto senti un profumo particolare di qualcosa. Anche questo è un segnale della presenza dell'angelo
che cerca di comunicare con te. Ovviamente, diciamo, questi profumi potrebbero essere anche odori maleodoranti, odori sgradevoli, e allora questo è un messaggio di attenzione. L'angelo sta dicendo: fai attenzione perché ci potrebbero essere delle persone malevole che praticano, che hanno invidia nei tuoi confronti, che ti stanno inviando, diciamo, dei messaggi che per te potrebbero anche essere negativi, quindi fai molta attenzione perché ci potrebbe essere un qualcosa di negativo che entra nella tua vita e ti potrebbe in qualche modo anche danneggiare, ti potrebbe in qualche modo anche rovinare, quindi prestare molta attenzione. E poi i sogni, tu potresti fare dei sogni lucidi, dove veramente entri in contatto con queste entità, dove veramente entri in contatto proprio diretto con un'entità che ti comunica qualche cosa. Ovviamente, come fare a discriminare se si tratta di un'entità positiva, un'entità che vuole tra virgolette, la tua evoluzione, o se si tratta di un'entità negativa? È il senso di sensazione, è la sensazione che ti resta. Quello che ti resta dentro è quello che. Quindi l'angelo è comunque normalmente una figura di luce, ma è più che altro la sensazione che ti lascia di positività. E altre cose, altri segnali sono delle le sfere di luce che tu puoi vedere, e quindi l'angelo proprio che si manifesta lì visivamente. Capita a taluni di vedere delle sfere di luce anche. Talvolta proprio anche nella propria camera da letto, dei raggi di luce che possono essere visti, talvolta sono confuse, non sono solo sfere, sono anche raggi, e uno lo può confondere con un'illuminazione, ma poi vai a vedere l'illuminazione dall'esterno, ad esempio, non ce n'era, una luce particolare che entra nella tua camera da letto oppure in altri contesti. Ovviamente queste sfere di luce tendono a vedersi soprattutto al buio o nella penombra, verso sera, proprio per una questione di luminosità. E poi ci sono anche delle sensazioni corporee. Un'altra modalità è senti o un calore improvviso o come se fossi sfiorato proprio da un'entità. È una sensazione, diciamo, che tu puoi provare. Puoi provare, diciamo, anche talvolta una sorta di brividi che ti corrono lungo la schiena. Un altro segnale è dovuto al se hai un gatto in casa, i gatti sono molto sensibili perché molti gatti vedono in astrale, per cui se talvolta lo scopri a fissare qualche cosa senza che ci sia realmente qualcosa di tangibile è perché probabilmente è stato contattato da un'entità, perché poi i gatti vivono in simbiosi con noi, tra l'altro hanno proprio la capacità di trasformare in positivo le energie negative, quindi il gatto è proprio un animale sacro da questo punto di vista perché riesce a tenere lontane anche le energie negative. E poi un altro significato, un altro messaggio dagli angeli puoi trovarlo, ad esempio, nelle carte, nella lettura dei tarocchi o nelle mantiche in generale, quando si ripropone, diciamo, sempre più o meno lo stesso messaggio, girando magari carte diverse o in momenti diversi, ma poi alla fine. Il messaggio che ricevi è sempre più o meno lo stesso, è perché l'angelo ti sta mandando un segnale che deve essere colto, deve essere scoperto. E poi anche un altro segnale, sembrerebbero delle allucinazioni acustiche, uditive, ma però sentire proprio delle voci sconosciute, come ricevere dei messaggi. Ho un'idea che balza nella tua testa, un'intuizione improvvisa. E talvolta un altro segnale è proprio sentire delle
vibrazioni spirituali, cioè entrare in uno stato di trascendenza senza un motivo, quasi vivere una sensazione estremamente positiva di estasi, significa in questo caso che il tuo angelo custode, in questo caso, sta condividendo, entrati in contatto diretto con il tuo corpo astrale, con il tuo corpo energetico, e quindi è come se avesse ricreato un equilibrio nel tuo corpo energetico, e quindi senti una vibrazione particolarmente positiva che ti inonda completamente e ti dà una sensazione di benessere e di serenità e di felicità. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai notifiche dei nuovi video. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sull'iconcina super grazie e fai una piccola donazione, anche un caffè ben accetto. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare o col computer, e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ovviamente seguimi anche su tutti gli altri miei canali YouTube e su tutti i miei social, Instagram Massimo Taramasco Ufficiale, TikTok Massimo Taramasco. E per questo video è tutto, quindi